Grida nel deserto, preparate la strada al Signore che viene. Sia lodato Gesù Cristo. Qualche giorno fa vi ho parlato del tema della confessione generale e siccome diverse persone mi hanno chiesto delucidazioni in merito e qualcuno, più di qualcuno, mi ha detto io non ho mai neanche sentito parlare di una confessione generale, cosa vuol dire una confessione generale? E certo questo desta preoccupazione e tristezza perché vuol dire che mai nessuno ha spiegato loro che cos'è una confessione generale. E allora vorrei seguire tra oggi e domani, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce spiega molto bene un tema fondamentale per prepararsi alla confessione generale, che è l'affezione al peccato, che è un problema grossissimo che domani affronteremo. Vorrei seguire quello che dice San Francesco di Sales, questo grandissimo maestro della vita spirituale, in un libro importantissimo che si chiama Filotea, che tutti dovremmo aver letto almeno una volta nella vita e meditato bene, perché spiega bene come bisogna avere una vita devota, in cosa consiste una vita devota. E allora dicevo, lui spiega che cos'è questa confessione generale e prepara anche una promessa molto lunga che si legge in confessionale e che si firma col proprio nome, proprio cognome, dopo la confessione davanti all'altare, in separata sede, anche su un banco, però davanti al Signore si firma questa promessa molto bella che vedremo se riusciremo ad affrontare. Comunque io ho preparato un PDF, chi fosse interessato, che vuole proprio approfondire bene questa confessione generale, prepararla bene, me la può chiedere che glielo passo. San Francesco di Sales scrive: Filotea, ti parlo della confessione generale di tutta la vita che, lo so bene anch'io, fortunatamente non sempre necessaria, ma io la considero molto utile in questo inizio, per cui te la voglio consigliare vivamente. Capita spesso, adesso spiega perché è importante, capita spesso che le confessioni abituali di coloro che conducono una vita ordinaria di cristiani costumi siano pieni di difetti. Per lo più si prepara poco o per niente. Non si ha la contrizione richiesta, che vuol dire il pentimento, anzi capita addirittura che molte volte ci si vada a confessare con il segreto proposito di tornare a peccare, visto che non si ha alcuna intenzione di evitare l'occasione, se non ho l'intenzione di evitare le occasioni prossime di peccato, ho il desiderio di tornare a peccare, anche se non lo dico esplicitamente, né di prendere gli opportuni accorgimenti per correggersi. Se vado a confessarmi, devo aver meditato anche come correggermi su quei peccati che vado a confessare. In tutti questi casi, la confessione generale è necessaria per dare una scossa all'anima. Inoltre, la confessione generale ci porta a conoscere noi stessi, tema fondamentale in Santa Teresa di Gesù, dottore della Chiesa, che abbiamo affrontato ieri sera nella catechesi. Teresa insiste tantissimo, Santa Teresa, sul tema del conoscere se stessi. Non si può conoscere Dio se non si conosce se stessi, dice Santa Teresa. Ci provoca a una salutare vergogna del nostro passato, ci fa ammirare la misericordia di Dio che ci ha atteso con tanta pazienza, porta la pace nel cuore, la serenità nello spirito, suscita buoni propositi, offre l'occasione al nostro Padre spirituale di darci consigli più adatti alla nostra reale situazione e ci apre il cuore alla semplicità fiduciosa che ci farà essere molto sinceri nelle confessioni che seguiranno. E poiché parliamo di rinnovamento generale del cuore e della conversione totale dell'anima a Dio per mezzo della vita devota, mi sembra, Filotea, di avere ragione nel consigliarti questa confessione generale. Quindi, come vedete, San Francesco di Sales ci fa vedere tutti gli aspetti positivi di questa confessione generale: la pace del cuore, la misericordia di Dio, la serenità dello spirito, i buoni propositi. Ci sono tante ragioni per doverla fare. Ma come si fa questa confessione generale? E ce lo spiega sempre San Francesco di Sales. Punto 1.
devi cercarti il miglior confessore che puoi. Non si può andare da chiunque, perché è una cosa molto molto delicata e importante. Quindi devi cercarti il miglior confessore che conosci o che conoscono altri, quello proprio il più bravo. 2. Ti prego di non angosciarti per alcun motivo. Cioè non è che ti devi angosciare per fare la confessione in generale, perché è una cosa bellissima. Il peccato, scrive, è riprovevole quando lo commettiamo, ma una volta trasformato in confessione e penitenza è pegno di onore e di salvezza. La contrizione, cioè il pentimento, e la confessione sono così belle e così profumate che cancellano la bruttezza e distruggono il lezzo del peccato. Simone il Lebbroso diceva che Maddalena era peccatrice, ma Nostro Signore dice di no e parla soltanto del profumo che espande e del suo grande amore. Se noi siamo molto umili o filotea, il peccato ci darà un grande dispiacere perché offende Dio, ma l'accusa del nostro peccato diverrà dolce e piacevole perché onora Dio. Quando diciamo al medico il male che ci tormenta, proviamo già un certo sollievo. Quindi non c'è motivo di aver paura di essere spaventati. C'è motivo di, come dice, non faccio la confessione in generale perché vado in ansia. Ma queste sono stupidaggini. Non c'è motivo di andare in ansia. Perché quello che, il problema qual è? È il peccato che tu hai fatto. Ma una volta che tu vai a chiedere perdono, ti dice San Francesco di Sales, una volta che tu vai a chiedere perdono, tutto questo diventa un pegno di onore e di salvezza, cioè diventa un'occasione di incontrare veramente la pietà e la bontà di Dio. Quindi accusare il nostro peccato diventerà dolce e piacevole perché onora Dio. Quando sarai davanti al Padre spirituale, immagina di essere sul Calvario, ai piedi di Gesù Cristo crocifisso, il cui sangue, grondando da tutte le parti, ti lava dalle tue iniquità. Infatti, anche se non si tratta fisicamente del sangue del Salvatore, è sempre il merito di quel sangue versato che continua a scorrere abbondantemente sui penitenti che si trovano attorno al confessionale. Quando ti vai a confessare, non è come andare dal panettiere. Ogni volta che noi ci avviciniamo a un confessionale, noi siamo ai piedi del Calvario, siamo sotto la croce di Gesù. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Questa è la confessione. 3. Apri bene il cuore per farne uscire i peccati destinati alla confessione. A misura che usciranno, entrerà il merito prezioso della passione di Gesù per riempirlo di benedizioni. Esponi tutto bene, con semplicità e naturalezza. Almeno per questa volta fa contenta la tua coscienza. Cosa vuol dire? Vuol dire che i peccati vanno confessati nella loro differenza numerica e specifica. Non si possono fare confessioni generiche. Esempio di una confessione generica. Facciamo finta. Io ho rubato, no? Vado a confessarmi. Confessione sbagliata. Padre, chiedo perdono al Signore perché ho rubato. Punto. Non va bene. Differenza numerica. Quante volte ho rubato? Capite che un conto è dire che ho rubato una volta nella vita, un conto è dire che ho rubato una volta in un anno, un conto è dire che ho rubato una volta in un mese, un conto è dire che rubo una volta ogni giorno. È diverso il peso morale di questo atto. Differenza specifica. Ho rubato che cosa? Un conto è dire che ho rubato una foglia di potus perché me la volevo piantare in casa mia, un conto è dire che ho rubato una mela, un conto è dire che ho rubato le tasse, un conto è dire che ho rubato i soldi dal portafoglio di mia madre, un conto è dire che ho rubato una signora anziana che è andata a prendere la pensione. È un po' diverso, il valore morale di questo rubato. Quindi lui dice, ma confessati bene almeno stavolta. Cioè fai una confessione fatta bene, di bene che cosa hai fatto. Non è che devi fare le fotografie, ma che il sacerdote capisca bene qual è il tuo peccato. E quindi può essere utile anche metterci giù un appunto, scrivere, cioè quando noi prepariamo la confessione dobbiamo preparare davanti al crocifisso, davanti al tabernacolo, e scriviamoci le nostre cose, permettiamo alla coscienza di dire tutto, perché solo così noi raggiungiamo la pace. 4. Dopo ascolta la correzione e i consigli del servitore di Dio e di nel tuo cuore, parla al Signore che il tuo servo ti ascolta. Sì, filotea, è Dio che tu ascolti, perché ha detto ai suoi rappresentanti, chi ascolta voi ascolta me. Purtroppo, noi quando ci andiamo a confessare,
abbiamo solo in mente di dire le nostre cose. Ma quando parla il sacerdote non ci interessa niente. Diciamo sì, va bene. Appena usciti ci siamo già dimenticati di quello che ci ha detto. Perché siamo talmente presuntuosi che noi crediamo di avere una memoria perfetta di quello che l'altro ci dice. Voi uscite dal confessionale, provate a ridire con le vostre parole quello che avete ascoltato e già metà l'avete perso. Ma non perché lo dico io, perché lo dice San Giovanni Bosco, che è uno dei tre lacci che lui vede al collo dei giovani tirati dal demonio di dietro. Non ascoltare, dimenticare le parole del confessore. Quindi ascoltiamole bene. E ci siamo lì con una pennina, ma mettiamoci giù due parole, tanto perché uscendoci le possiamo ricordare bene. Certo, ci vuole un certo tipo di prete, perché sennò un altro dice, ma sì, vabbè, ma la sa sta, cosa vuoi che sia? Io perdono tutto, sì, certo. Ultimo punto, dopo prendi in mano la promessa, quella che vi dicevo prima, che ho scritto per te e che trovi nel capitolo seguente, serve di conclusione al tuo atto di contrizione. Prima devi meditarla, leggila con attenzione e con tutta la partecipazione che ti sarà possibile davanti al sacerdote. È una preghiera lunga, quindi ci vuole un prete che abbia tempo, voglia e che capisca e che conosca queste cose. Ora, capite l'importanza della confessione generale. Poche parole, ma nelle quali San Francesco di Sal ci mostra quanto è importante prepararla. E va preparata con calma, va preparata bene, ci vorrà tempo, va fatta bene, e poi quando è bella pronta, uno va e si confessa. Che Santa Lucia ci conceda la grazia di poterla vivere almeno una volta nella vita. Sia lodato Gesù Cristo.